Salve a tutti lettori e ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Valeria e oggi torno con un effettivo episodio della mia rubrica No Buyer. Vi avevo annunciato che questa rubrica sarebbe tornata il mese scorso. Se vi siete persi quel video, ve lo linko nelle schede e nell'info box. E visto che sono riuscita a fare degli acquisti inutili nell'ultimo periodo, ho pensato fosse il caso effettivamente di ripartire con gli aggiornamenti. Per chi non lo sapesse, questa è la mia rubrica nella quale di volta in volta io tento di convincermi ad essere responsabile a livello economico, mostrandovi quelli che sono stati gli acquisti che nel corso del mese mi sarei potuta risparmiare. Qualche volta mi pento di ciò che ho acquistato e qualche volta invece la frivolezza effettivamente porta gioia ad una sua utilità all'interno della mia vita e per questo l'apprezzo comunque. Prima di partire con il video effettivo, però, grande annuncione dell'esistenza, non mi sembra vero poterlo dire, ma sono diventata un ambassador di Ana Luisa. Ana Luisa è un brand di gioielli con il quale io ho avuto modo di collaborare in passato. Mi hanno riscritto il mese scorso, mi hanno chiesto di essere una loro ambasciatrice qui in Italia e io ho perso 10 anni di vita, ho iniziato a saltellare e ho saltellato per più o meno una settimana, perché Ana Luisa è un brand. Ti adoro, poterne far parte, vedere che l'azienda soprattutto crede in me come content creator, come persona, è stato meraviglioso. Ana Luisa è un brand appunto di gioielli sostenibili. Si occupa di annullare quello che è il carbon footprint, si occupa del clima e soprattutto di ricercare materiali che non facciano male all'ambiente e all'essere umano. All'interno di questo video lavoro con loro per la campagna dedicata alle mamme, perché il 9 maggio, giorno del mio compleanno, fra l'altro, è la festa della mamma. E ovviamente regalare un gioiello di Ana Luisa alla propria mamma, secondo me, è la scelta migliore che si può fare. Anche perché i pezzi sono di qualità, ripeto, me ne sono stati inviati alcuni per questa campagna, ma altri già li avevo, già li utilizzo tutti i giorni. Sono belli, sono preziosi e ora vi faccio vedere cosa mi è arrivato questa volta. Perché mi hanno resa la persona più felice sulla faccia della terra inviandomi i loro bottoni di perla organica. Io avevo un paio di bottoni di perla e purtroppo non sono più nella mia vita, mi erano stati regalati per la prima comunione per ragioni che hanno a che fare con la bruttezza umana. Ecco, non ho più questi bottoni di perla e ho sempre, sempre, sempre voluto riaverli nella mia vita. A parte il furto che è stato qualcosa di terrificante, ma mi sentivo persa senza di loro perché io amo le perle e quando loro molto gentilmente me li hanno voluti inviare sono impazzita. Io li sto portando da giorni, sono comodissimi, sono elegantissimi, secondo me hanno la giusta anche dimensione per il mio orecchio e non potrei esserne più felice. Dopodiché mi è stato inviato un altro earcuff perché io ormai ho le orecchie completamente piene, anche questo qui è di Ana Luisa, ma faceva parte della precedente collaborazione, mentre a questo giro mi è stato inviato lui che è bellissimo. Eccolo qui, mega comodo, lo sto tenendo addosso appunto da quando ho ricevuto i pezzi, ecco già che vi faccio vedere come si mette un earcuff e devo dire che mi è capitato anche di andarci a dormire perché una sera mi sono dimenticata di toglierli e non ho avuto il minimo problema. Dopodiché ho ricevuto un anello da Ana Luisa, io adoro gli anelli e purtroppo sono stata una deficiente io, non loro, e ho sbagliato a misurarmi il dito, dunque è un po' largo. Questo qui in basso, stupendo, come potete vedere gira troppo. È largo, ho preso una misura in più, però io in realtà lo sto portando in ogni caso tutti i giorni perché tanto lo fermo appunto con un altro anello, questo qui mi è stato regalato al battesimo. Poi abbiamo un ultimo pezzo, che forse è il mio preferito. Ana Luisa mi ha inviato questi orecchini a cerchio per l'estate. Non li porto oggi, ma li ho portati tanto, me li avete visti anche su Instagram. Sono uno dei paio di orecchini più belli che io abbia al momento. Sono follemente innamorata, sono bellissimi e io ringrazio veramente un sacco Ana Luisa per aver voluto collaborare con me in questo video e per voler collaborare con me in tutto il resto dell'anno. Quanto riguarda l'offerta che Ana Luisa ha deciso
di mettere in piedi per questa festa della mamma, c'è il 15% di sconto su tutto il sito e in realtà non vi serve nessun codice da parte mia. Troverete il link al sito di Anna Luisa nell'info box del video insieme a tutte le altre informazioni. E ora direi di passare all'acquisto inutile che ho fatto nella mia esistenza, che in realtà amo follemente, quindi questo sarà uno di quegli acquisti inutili dei quali in realtà non ci pentiamo. Perché? Io non ho bisogno di blazer e non ho bisogno di giacche primaverili, anche perché mi rendo sempre di più conto che vengono usate per tipo 2 settimane, 1 mese, l'anno e poi devono finire nel dimenticatoio perché o si fa troppo freddo o si fa troppo caldo per utilizzarle. Eppure sul sito di Mango Outlet ho trovato lui. E non ho saputo resistere e me lo sono comprato. In realtà sto vedendo dal viewfinder che vi sfalza completamente il giallo. Questo qui è un color mostarda, bellissimo. È un blazer in modal che io ho preso nella taglia Eur 40, presa appunto da Mango Outlet, perché originariamente questo blazer costava o 69,90 o 79,90, faceva parte di un completo e purtroppo i pantaloni erano sold out nella mia taglia perché altrimenti sarebbero tornati a casa con me anche loro. E io l'ho pagato, comprese di spese di spedizione, 25. Non avevo assolutamente bisogno di un blazer, a parte che ho un altro blazer che amo e che porto spessissimo, ma ora che appunto passo la maggior parte del mio tempo in ufficio, io questo genere di capo d'abbigliamento lo sfrutto tantissimo. Diciamo che sarebbe stato un acquisto molto inutile se avessi avuto lo stile di vita che avevo prima, per cui questo sarebbe stato un blazer da mettere la sera ogni tanto per uscire quando mandava, cioè non sarebbe stato particolarmente sfruttato. Ora come ora, almeno quelle 2 o 3 volte a settimana lo metto, il colore è pazzesco, cioè mi dispiace tantissimo che non stia traslando bene in camera. L'unico problema, che in realtà non è un problema, magari un consiglio che vi do, il modal è un tessuto estremamente fragilino, cioè un tessuto del quale bisogna prendersi cura, se si macchia è un casino, se si sfilaccia è un casino. Diciamo che pagarlo a prezzo pieno col modal come tessuto non l'avrei mai fatto perché questo è un capo al quale bisogna starci un attimino dietro. Tra l'altro sì, io lo abbino sempre con questa camicia bianca qui di Oysho. Lo amo, mi sta benissimo. E ragazzi, sì, sono 25 euro che non avrei dovuto spendere, anche perché quello che vedete alle spalle è il mio armadio ed è l'unico spazio che io ho per mettere vestiti. Comprarne altri è la cosa più stupida che posso fare, sarò sincera con voi, ma lui l'ho visto, ho pensato Valeria non lo comprare. Sono passati 2 o 3 giorni, ogni tanto me lo andavo a riguardare per vedere se fosse ancora disponibile, perché alla fine Mango Outlet i pezzi finiscono abbastanza in fretta. Dopo 2 o 3 giorni era ancora lì, dopo 3-4 giorni era ancora lì, quinto giorno arriva a 25 euro perché ne costava 35, mi sa, quando l'ho visto per la prima volta. E ho detto, vabbè, facciamolo. Ho un blazer giallo, quanto sono felice. Della cosa poi un colore che mette un sacco di allegria, che mi sta bene. Lo so, non avrei dovuto, ma questa rubrica del no buyer torna col botto perché torna in realtà con un qualcosa che non mi era necessario ma mi è utile. E sono due concetti molto diversi che secondo me tendiamo a confondere troppo spesso. Ovviamente non mi era necessario ma mi è utile perché lo posso sfruttare tantissimo in quella che è la mia vita attuale. Sì, dovrei mettere da parte i soldi e soprattutto non li dovrei spendere in vestiti, ma comunque sono stati 25 euro. Ripeto, a prezzo pieno non sarebbe minimamente stato tenuto in considerazione e io sono felice. Tento al momento di misurare il tutto con il grado di felicità che è in grado di darmi. Poi vedremo come andrà il futuro. Lettori miei, questo video è finito. Io vi voglio solo ricordare appunto qual è l'offerta sul sito di Anna Luisa: 15% di sconto su tutti i gioielli che, fra l'altro, loro producono in quantità abbastanza ridotte. Consiglio di approfittarne. Io vi faccio un recap appunto dei pezzi: le perle organiche, earcuff, anello, gli orecchini estivi più belli che io abbia mai visto.
visto. Fatemi sapere se acquisterete qualcosa, fatemi sapere se siete contenti quanto me di questa partnership con un brand sostenibile che si preoccupa dell'ambiente, del pianeta e dei propri lavoratori. Fatemi sapere soprattutto cosa ne pensate di questo blazer, perché io non riesco a immaginare qualcuno che possa dire nei commenti che è brutto, che non gli piace, che ho fatto male ad acquistarlo. Come fai a far male ad acquistare un blazer giallo? Questa cosa non la sappiamo, io vi mando un grossissimissimo bacio e noi ci vediamo alla prossima.